vostre cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Ecco che ci guadagno ad essere onesta. Sulla mascella. Non di nuovo per un po'. Ora vado a staccare. Rallenta, rallenta! Almeno ho ancora la mia dignità. Proviamo di qua. Per fortuna ho gli antidolorifici. Ma ovviamente li ho lasciati nei 4x4. Ecco fatto. Sì, così. C'è davvero dentro fino al collo. Devo raggiungerla. Non riavrò indietro la cauzione. Thank you.
fatto qualcosa? Non ancora. Beh, teniamo gli occhi aperti. Sono nascoste qui in giro. Non possono essere lontane. Nadine, tutto ok? Ne vuoi ancora? Calma, con queste alle calcagna non arriviamo da nessuna parte, dai! Vediamo quanto è resistente quel corazzato. Ci siamo, è quasi andato. Thank you.
Capisco. Via libera. Serve una mano? Ecco fatto. Prego, comunque. Mi hai mentito spudoratamente. Non ti ho mentito. Ho solo tralasciato la parte su Sam. Incredibile. Senti, Asav è in vantaggio e noi dobbiamo correre. Noi? Oh, merda. Senti, io... Dimmi tutto. Ok, sarò del tutto sincera. Ho bisogno di te. E pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna. Lo so, ho sbagliato, d'accordo? E queste le chiameresti scuse? Se possono servire a trattenerti, sì, certo. Senti, qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere, non è così? Perché sia chiaro, la mia priorità è la zanna, non Sam Drake. E di certo non tu. E va bene. Che stai facendo? Mi assicuro che non ci seguono. È una buona idea. Esattamente quello che sembrava. Che diavolo combinano? Prendono una scorciatoia. Pozzo a gradini. Non ti interessa. Hai sentito? Sì, ora sì.
a noi. Che cos'è? Qualunque cosa sia vicina. Ah. Esplosioni devono aver causato il crollo. Calma, calma. Shh, va tutto bene. Scusa, cara. Ti tireremo fuori. No, aspetta un attimo. Dobbiamo saltare giù. Mantieni la calma. Stai parlando con me o all'elefante? Entrambi? Piano, piano, con calma. Ok, allora. Ma dove ci porta? Beh, dove vuole. Ehi, vuoi assaggiare? Senti, io non sono portata per i rapporti interpersonali. Sei un idiota egoista. Già. È vero. Sono un idiota egoista. No. Almeno lo ammetti. Beh, sentito, papà? In fondo ho preso qualcosa da te. Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende. Il Ministero della Cultura si offrì di finanziare la sua ennesima spedizione. Perché quella volta, diceva lui, aveva trovato qualcosa di grosso. Trovava sempre qualcosa di grosso. Ma i banditi assalirono il suo campo e le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo. E questo coso è tutto ciò che mi resta di lui. Mi dispiace. Oh, no. Aveva fatto la sua scelta. Quindi? Senti, Fraser, adesso... Che sta facendo? Caricando, credo! Digli di fermarsi! Perché? Parlo elefantese? No! Guardala. Ecco perché era così agitata.
riguardo alla storia di Sam. Senti, ti capisco, ok? Anch'io ho le mie rogne da risolvere. Non lasciamoci distrarre dalle idiozie, ok? Ok. Ci sta. Andiamo. Beh, se il resto dovesse andar male, almeno abbiamo riunito la famiglia. Ya, ma non ti avvicinare. C'è un cuore. Quel toro ti ucciderà. E sarebbe un peccato morire qui dopo aver fatto tanta strada. Dai qua, la scatto io. Ah, ok, grazie. Spostati un po'. Bene. Ora, allunga il braccio e tieni la mano così. Cosa? Gli elefanti si accarezzano così. Grazie mille. Non vedevo elefanti da un pezzo, ma me li ricordavo più grandi. Probabilmente sei abituata agli elefanti africani. Questi sono indiani. Sarebbe gentile a lasciare scorte per noi. Prendi quello che ti serve. Bell'idea. Lassù. Guarda, in cima alle scale, c'è una luce nell'acqua. Ciao, Belur. Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta che nessun altro vede da secoli. Nessuno tranne Asano.
Nessuno tranne Asaf. E i suoi uomini? E i suoi uomini? Pronta? Hai rovinato la poesia del momento. Lo sai, vero? Sono pronta.